L'occupazione la si difende solo sul rilanciando le imprese e in questo caso se c'è un progetto industriale che dà una prospettiva finalmente forte ad Alitalia. All'interno di questo giudizio che chiederemo, positivo o negativo sul piano industriale dell'accordo Alitalia Etihad, si discuterà anche di strumenti che ci sono già, che quindi non bisogna minimamente inventarsi, per quanto riguarda la tutela dei lavoratori del trasporto aereo.